Clementoni, Sifa e Scatolificio Valtenna. Tre aziende big si mettono insieme e investono nell'ITS Smart guidato da Andrea Santori. Nasce così il corso di meccatronica, che ha l'ambizione di formare le figure professionali necessarie ad un sistema in continua crescita, in cui trovare soddisfazione dopo lo studio. Nei locali di Villa Baruchello, a Porto Sant'Elpidio, dove ha sede la fondazione, la conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei corsi. Presidente Sartori, stanno per partire dei corsi biennali gratuiti, post diploma, all'interno dell'ITS Smart Academy, con sede a Villa Baruchello di Porto Sant'Elpidio e poi, appena saranno pronti i locali, in quella che sarà una bellissima sede di Fermo all'ex mercato coperto, per una figura che non c'è ancora, sulla quale voi, insieme ad aziende importanti, scommettete. Sì, la figura è la figura legata alla meccatronica con una curvatura sul settore della cartotecnica. Questa figura ci è stata appunto richiesta dalle aziende importanti e leader del settore, che vorrei citare e ringraziare: Clementoni, Sifa e Valtenna, con le quali inizieremo questo percorso. Il percorso vedrà il coinvolgimento della scuola, come appunto dicevi, con le sue infrastrutture e i suoi professori, ma dall'altra parte anche con dei tecnici specializzati delle aziende che verranno a scuola ad insegnare i ragazzi in questo percorso che li impiegherà per 1800 ore, quindi 1000 ore a scuola e 800 ore in azienda. Questo percorso si inserisce alla fine della scuola superiore e anche in una scelta che poi può sfociare in università, ma è proprio un'opportunità. Si parla di bandi ai quali si può accedere per diverse situazioni, si parla di un'altissima occupabilità dopo la fine di questo biennio. Allora, ricordo che i corsi sono gratuiti, però abbiamo pubblicato sul nostro sito dell'ITS Academy un bando per dare la possibilità ai ragazzi sia della regione Marche ma anche fuori regione appunto di avere una disponibilità economica che può arrivare fino a 6.000 euro all'anno. Quindi è un'ulteriore opportunità, perché le imprese hanno bisogno di ragazzi che poi si siano diplomati o siano anche laureati, questo non importa. L'importante è che la percentuale nel mondo dell'ingresso nel mondo del lavoro è molto elevata, raggiungiamo circa il 90%. Quindi è una dimostrazione che la collaborazione tra una scuola, tra una fondazione ITS e l'impresa porta frutti, perché c'è la disponibilità dell'imprenditore appunto di assumere a fine del percorso. Una scommessa con i giovani e per il territorio. È una scommessa con i giovani, per il territorio. Io vi ringrazio, faccio un appello anche ai genitori affinché vengano nelle nostre sedi, quindi sia quella di Fermo e anche quella di Porto Sant'Elpidio, in questa bellissima villa ristrutturata, per conoscerci, per apprezzare e per avere tutte le informazioni necessarie per i loro figli. ITS sono una grande opportunità, bisogna comunicarlo sempre bene, perché appunto si inserisce in una fase, no, in cui magari i ragazzi possono essere anche pronti per entrare nel mondo del lavoro, ma come in questo caso si vanno a creare delle figure e si entra in azienda con un'ampia possibilità poi di essere assunti e di trovare lavoro in maniera soddisfacente. Sì, senz'altro. Noi stiamo praticamente strutturando proprio i piani didattici per dare quelle che sono le qualifiche e le competenze tecnologiche ai ragazzi e per farli entrare in maniera preparata all'interno del mondo del lavoro. Infatti praticamente l'ITS è proprio un'alternativa valida e una post-formazione biennale che è in grado di dare questo, ecco. Marco Loreti, direttore generale di Sifa, perché per le aziende come quella che lei rappresenta è importante far parte di un ITS Academy? Il progetto è quello ambizioso di trovare delle figure che, in generale, delle figure che possano supportare il percorso di crescita che l'azienda comune, un'azienda come la nostra, sta intraprendendo. Quindi la formazione di personale che abbia competenze trasversali, che però approfondisca quelle che sono le nostre necessità, da mettere così nelle condizioni dello stabilimento di poter evolvere in maniera più veloce.
L'ITS non è solo una scuola, perché si entra in azienda e poi si spera magari di restarci o di avere la possibilità di entrare nel mondo del lavoro per figure che voi cercate, di cui avete bisogno, come in questo caso. Certo, non è una scuola, l'obiettivo è quello di formare appunto del personale che abbia poi un percorso di lavoro definito e che possa quindi aiutare, supportare la nostra azienda nella crescita. È una dimostrazione che credete nei giovani? Fondamentale questo, poiché il tessuto offre chiaramente delle risorse, ma noi per il futuro abbiamo bisogno di persone giovani che diano questa linfa per la crescita e lo sviluppo aziendale. Luca Torquati si occupa di produzione all'interno dell'impresa Valtenna, che fa parte di questa ITS o che comunque condivide il percorso che mette a disposizione luoghi fisici e anche persone. Perché avete capito che cosa andate a cercare? Andiamo a cercare ragazzi che abbiano, persone in generale, che abbiano voglia di mettersi in gioco in una formazione che non sia mera teoria, ma che appunto assorba una parte di teoria generica che riguarda tutto il settore del packaging, ma in generale il mondo del lavoro, perché poi spesso ci capita anche di assumere personale che non sappia proprio cosa siano alcuni aspetti del mondo del lavoro. Vogliamo approfittare e supportare l'ITS in questa avventura, perché questa formazione teorica sia affiancata proprio da un percorso pratico nel mondo del lavoro e all'interno delle imprese, in modo tale che le risorse possano sentirsi coinvolte proprio all'interno dell'ambiente aziendale e crescere e far crescere l'azienda grazie alle nozioni e all'esperienza che hanno acquisito direttamente nel percorso. In un settore che sta cambiando tantissimo. Sì, si parla in generale di carta e cartone. Non solo, però, perché comunque il packaging assorbe, diciamo, molteplici tipologie di materiali, di tipologie di processo. Già ecco, le nostre tre aziende, sebbene produciamo dall'esterno, sembra che produciamo scatole, tutte e tre, facciamo tre lavori quasi diametralmente opposti, tutti legati appunto al mondo della carta e del cartone e dell'imballaggio. Mettersi insieme serve anche per fornire diciamo, ai partecipanti al corso una panoramica col più ampio spettro possibile su questo mondo, in maniera tale da formare delle persone appunto che una volta entrate in azienda abbiano anche la consapevolezza di cosa succede nelle altre aziende che lavorano nello stesso settore, quindi assorbire proprio tutto quello che serve per crescere in questo tipo di settore. Stare in ITS con altre imprese e andare a cercare una figura che forse non c'era, di cui le aziende hanno bisogno, e anche mettersi in rete, ha un valore già questo? Sì, infatti è forse uno degli aspetti più smart di questa collaborazione che abbiamo avviato, no? Tre aziende che hanno dei rapporti tra di loro, che hanno deciso di mettere in compartecipazione le migliori competenze per provare ad aiutare ITS a stilare un programma di formazione che, come diceva il collega precedente, sia una chiave di ingresso nel mondo del lavoro con gli strumenti in mano per poter essere una persona di successo dentro l'organizzazione, quindi con le conoscenze di base del futuro che serviranno in un contesto di grandissima innovazione e di trasformazione industriale e della supply chain. Ci credono le aziende, ora sta anche ai ragazzi, ai giovani mettersi in gioco e scommettere su qualcosa che forse ancora non c'è qui. Brava, è proprio una sfida che vogliamo fare insieme con i ragazzi, mettendo insieme la nostra disponibilità per portare la competenza proprio dell'industria, anche dentro l'aula, e portare i ragazzi a, diciamo, a vincere la sfida di posizionarsi in maniera innovativa nel mondo del lavoro. Ce la possono fare? Assolutamente sì, noi ci crediamo tantissimo.